Prendo atto che non vi sono obiezioni e ne dispongo quindi l'attivazione. Mi preme ricordare che in Italia il Movimento Europeo Italia, fondato 75 anni fa, è l'espressione di tutte le forze democratiche, partiti, sindacati e associazioni impegnate nel nostro Paese per il conseguimento dell'unità europea. Il Movimento Europeo riconosce il primo nucleo della Federazione Europea nelle strutture istituzionali esistenti nell'ambito dell'attuale Unione Europea ed ora si propone quindi. Ed ora si propone quindi di operare ad un tempo per l'ampliamento di essa, per il rafforzamento dell'integrazione tra gli Stati membri, per un'evoluzione democratica delle istituzioni dell'Unione e per un attivo contributo di queste ultime alla promozione di un ordine internazionale fondato sulla pace. La Commissione Politiche dell'Unione Europea ha scelto di avviare questo ampio ciclo di audizioni dedicato all'approfondimento del principale documento programmatico sulla partecipazione italiana al processo di integrazione europea con l'organismo che si riconosce nella storia del federalismo europeo ed è protagonista del costante impegno per una consapevole e matura presenza del nostro Paese nel processo di integrazione europea. Saluto quindi il professor Virgilio D'Astoli, Presidente del Consiglio italiano del Movimento Europeo, e gli cedo la parola per 20 minuti anche al fine di consentire ai colleghi deputati che lo desiderano di prendere parte al dibattito che seguirà. Professore, a lei la parola. Grazie Presidente, grazie ai parlamentari presenti e a distanza, grazie di questo invito e per me è naturalmente un grande onore, un grande piacere di essere il primo a essere audito per questo dibattito. Ho letto in questi giorni numerosi dossier che riguardano l'audizione, a cominciare dalla relazione del governo e come voi sapete è stata ricevuta dal Parlamento nel mese di giugno. Diciamo che scorrendo un po' il passato è un po' raro che queste relazioni vengano presentate in tempo utile, diciamo così, ma questo è un problema, diciamo, di carattere generale. Il Movimento Europeo, come lei ha ricordato, è nato 75 anni fa al Congresso d'Europa dell'AIA, dal maggio del 1948. E quindi abbiamo 75 anni. Il Movimento Europeo Internazionale fa parte di una rete che va ben al di là dell'Unione Europea. Noi abbiamo 38 consigli nazionali più 30 organizz 40 organizzazioni internazionali. Quindi la nostra dimensione in qualche modo è collegata al Consiglio d'Europa, che come voi sapete è nato anch'esso all'AIA nel 1948. Però naturalmente il nostro impegno è strettamente collegato al processo di integrazione europea, grazie anche al fatto che noi siamo un movimento di secondo livello a cui aderiscono varie organizzazioni, dalle organizzazioni bancarie, i partner sociali, i poteri locali, regionali, i federalisti, naturalmente altre organizzazioni di carattere culturale. Noi, il nostro impegno maggiore in questo momento è collegato al fatto, come voi sapete, che il prossimo anno dal 6 al 9 giugno si voterà per le decime elezioni europee. Fra l'altro, come forse voi sapete, il Parlamento europeo aveva adottato l'anno scorso una risoluzione nella quale chiedeva che alcune cose che il Consiglio non ha accettato. La prima era quella di introdurre le liste transnazionali, cosa che invece non è stata accettata, di rafforzare l'equilibrio di genere, di fissare un'unica data per le elezioni europee, mentre come voi sapete nei Paesi membri si vota in date diverse. E l'ultima questione su cui, se mi consentite, vorrei lanciarvi un appello. Ci sono 6 Paesi europei in cui votano i giovani nati entro il 31 maggio del 2008. E ci sono 21 paesi invece in cui votano i giovani nati entro il 31 maggio del 2006, cioè ci sono 6 paesi in cui votano i sedicenni e 21 paesi dove invece i sedicenni non votano e votano invece i diciottenni. Noi come Movimento Europeo riteniamo, e è un appello che vorrei lanciarvi, che visto che si sta discutendo forse anche della legge elettorale ed è una questione che può essere decisa autonomamente dal Parlamento italiano e non con gli altri parlamenti, non sarebbe male nella dimensione del coinvolgimento dei giovani e delle giovani di ampliare il diritto di voto a quelli che sono nati entro il 31 maggio del 2008, cioè ai sedicenni. Io credo che questo, noi abbiamo fatto un calcolo che esistono almeno 2 milioni di giovani sedicenni che possono votare, questo amplierebbe in qualche modo la partecipazione al voto alle elezioni europee del prossimo anno. Oggi noi abbiamo messo sul nostro sito un
countdown, in cui se voi andate sul nostro sito vedete che oggi mancano 323 giorni alle elezioni europee del prossimo anno e ogni giorno il nostro countdown viene aggiornato, ogni giorno, giorni, ore, minuti e secondi rispetto alle elezioni europee del 2024, in modo tale che chi legge il nostro sito è aggiornato rispetto a questa scadenza fondamentale dal punto di vista della democrazia rappresentativa. Come voi sapete, questa legislatura è nata con tre priorità che furono lanciate a novembre del 2019: l'European Green Deal, la transizione digitale e la dimensione geopolitica. Noi aspettiamo naturalmente con molto interesse il discorso che sarà fatto sullo State of the Union dalla Presidente von der Leyen il 13 settembre di quest'anno, nel quale naturalmente la Presidente dovrà fare un po' il punto di quante cose sono state realizzate in questa legislatura, che si avvia ormai rapidamente poi alla scadenza, quante cose non sono state realizzate e quante cose quindi in qualche modo ricadranno sulla prossima legislatura del Parlamento che sarà eletto nel 2024. Per quanto riguarda la transizione European Green Deal, molte norme sono state adottate in questi anni, alcune devono essere ancora adottate, come per esempio quella di cui si è discusso molto negli ultimi giorni sul Nature Restoration, su cui si deve aprire un trilogo fra il Consiglio e il Parlamento, però alcune cose sono state fatte. Noi come Movimento Europeo, per essere molto sintetici, riteniamo che non basta adottare delle regole, perché le regole sono una buona cosa, perché le regole in qualche modo consentono di stabilire delle misure comuni, però le regole non bastano. Noi siamo convinti, ma questo lo dirò successivamente, che l'Unione Europea deve impegnarsi molto di più in investimenti, sia sulle questioni di carattere ambientale, sia sulle questioni digitali o della politica industriale, perché l'Unione Europea deve garantire dei beni pubblici che non possono essere garantiti in maniera adeguata dagli Stati nazionali. Allora, da questo punto di vista, noi riteniamo che insieme alle regole, queste regole devono essere accompagnate da un impegno molto maggiore dell'Unione Europea dal punto di vista degli investimenti, in materia non soltanto ambientale, perché è l'unico modo, in qualche modo, di rafforzare il consenso dei cittadini rispetto a un'Unione che propone, decide e offre ai cittadini un valore aggiunto che non può essere garantito soltanto dagli Stati nazionali. Alcuni passi in avanti sono stati fatti sulla transizione digitale, ma anche lì non bastano perché l'Unione Europea continua a essere dipendente da materie prime o da regole che sono stabilite al di fuori dell'Unione Europea. Noi diciamo con una battuta che gli Stati Uniti hanno un sistema di big tech, i cinesi hanno un sistema di big state e noi europei, che abbiamo in qualche modo questa capacità di mettere insieme l'etica e i diritti, noi dovremmo in qualche modo lavorare per una big democracy a livello europeo che garantisca in qualche modo una dimensione democratica anche dal punto di vista della transizione digitale. La terza dimensione era quella della dimensione geopolitica, che naturalmente è stata profondamente sconvolta dalla guerra in Ucraina, dall'aggressione della Russia all'Ucraina. Come Movimento Europeo su questo punto noi abbiamo lanciato una nostra proposta di 5 ipotesi di un negoziato che a nostro avviso dovrebbe essere avviato nell'ipotesi della pace. Noi abbiamo lanciato l'idea a suo tempo di una conferenza di Helsinki 2, cioè per riorganizzare in qualche modo la cooperazione e la sicurezza in Europa, e noi naturalmente sosteniamo la necessità di difendere fino in fondo l'integrità territoriale dell'Ucraina, sosteniamo anche l'idea che un giorno o l'altro l'Ucraina debba entrare nell'Unione Europea, però siamo anche convinti che l'adesione e l'allargamento dell'Unione Europea deve essere fatto insieme agli altri paesi candidati. Cioè non si può dare priorità a un paese rispetto agli altri. Ci sono, come voi sapete, i Balcani occidentali che aspettano da anni a entrare in Unione Europea. Io credo che se si accelerassero le cose per un paese rispetto ad altri, questo creerebbe delle tensioni, a mio avviso, inaccettabili e dannose anche per l'Unione Europea. E questo è un punto essenziale. L'altro punto è che si entra in Unione Europea a condizione che si rispettino e si garantiscono alcuni diritti. E noi fra questi diritti riteniamo che bisogna lavorare molto per il rispetto delle minoranze. Noi siamo convinti che il tema delle minoranze, che fra l'altro è scritto nell'articolo 2 del Trattato di Lisbona, è essenziale in questa Europa che non è fatta soltanto da paesi, ma è fatta anche da stati all'interno dei quali esistono le minoranze i cui diritti non essere garantiti.
E noi per esempio pensiamo che potrebbe essere utile riflettere sulla possibilità di applicare non soltanto all'Ucraina ma anche ad altri paesi dell'Europa lo stesso sistema che noi abbiamo adottato nel 1948 quando a Parigi abbiamo firmato gli accordi di Gasperi-Gruber che hanno dato all'Alto Adige dei diritti che a nostro avviso possa essere un esempio dal punto di vista dei diritti delle minoranze. L'altro punto è quello che noi siamo convinti, forse sarà una proposta un po' provocatoria, che nella prospettiva dell'accordo e della cooperazione sulla sicurezza in Europa dovremmo riflettere sulla possibilità che l'Ucraina, per entrare nell'Unione, adotti lo stesso sistema che è stato adottato con l'Austria. L'Austria è un paese neutrale e quindi nell'aderire all'Unione Europea nel 1995 ha aderito come paese neutrale. Noi riteniamo che si debba riflettere sull'opportunità o meno dell'adesione dell'Ucraina alla NATO. Naturalmente, come si è stato detto a Vilnius, alla fine della guerra, però è un punto sul quale a nostro avviso vale la pena di riflettere. Passerei a un punto per noi essenziale, che è quello che dicevo prima degli investimenti. Il bilancio europeo è totalmente inadeguato rispetto alla necessità di offrire ai cittadini europei dei beni pubblici che non possono essere garantiti dagli Stati nazionali. Come voi sapete, in questi anni in cui abbiamo affrontato varie sfide, la sfida della pandemia, la sfida dei flussi migratori, dell'inflazione, della guerra, l'Unione Europea è stata capace in qualche modo di reagire alle emergenze. Next Generation EU, Sure, altre cose sono la reazione alle emergenze. Però non basta reagire alle emergenze, bisogna in qualche modo essere capaci di programmare il futuro. E il sistema europeo, così come oggi, non è capace di programmare il futuro. Noi siamo convinti che noi viviamo, voi sapete che per quanto riguarda il Next Generation EU è stato applicato un articolo, che è l'articolo 122 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, che consente all'Unione di reagire quando esistono dei problemi, delle emergenze, delle crisi che colpiscono uno Stato. Noi siamo convinti che noi ci troviamo di fronte a una situazione di permacrisi, se posso usare questa battuta, cioè una crisi permanente. Allora, per affrontare una crisi permanente, noi siamo convinti che l'articolo 122 è una buona base, in qualche modo, per voi sapete che si riflette sulla possibilità di rendere permanente o di, in qualche modo, di procrastinare il Next Generation EU, che, come voi sapete, scade il 31 dicembre del 2026. Per finanziare, però, gli investimenti, esistono tre strade. La prima strada è quella classica su cui si fonda il bilancio europeo, che è quello in base al quale i paesi che hanno un prodotto interno lordo maggiore rispetto ad altri contribuiscono con una quota del loro prodotto interno lordo. Quando scadrà il Next Generation EU, come noi sappiamo, se non sarà modificato il sistema europeo, i paesi che sono contributori netti dovranno mettere la mano al portafoglio e in qualche modo rimborsare il debito pubblico europeo. Ci sono altre due strade sulle quali, a mio avviso, vale la pena di riflettere. La prima è quella di incrementare le risorse proprie. La Commissione europea ha già fatto delle proposte, la carbon tax, la web tax, le imposte sulle società, eccetera. È una strada però non complicata, un po' complessa e può essere anche un po' lunga. E allora noi come Movimento Europeo abbiamo cominciato a riflettere su un'altra idea complementare rispetto a quella delle risorse proprie. Gli Stati, quando investono, investono prendendo tasse dai cittadini o facendo debito, cioè emettendo bot, come si diceva una volta. Allora, perché non immaginare l'idea, abbiamo avuto il debito pubblico creato con Next Generation EU, perché non immaginare l'idea di in qualche modo rafforzare e programmare anche nel futuro il debito pubblico europeo, che è in qualche modo consentito dai trattati. Io mi ricordo, ho lavorato al Parlamento europeo, che all'inizio degli anni 70 c'erano i cosiddetti prestiti Ortolì, cioè non è una novità il fatto che l'Unione europea possa indebitarsi. E come voi sapete c'è un economista, no premio Nobel, che si chiama Schiller, che ha lanciato l'idea dei titoli perpetui. I titoli perpetui, fra l'altro, sono stati proposti anche dal governo spagnolo e anche dall'Austria. E i titoli perpetui vorrebbe dire creare una sorta di azionariato europeo in cui i cittadini potrebbero comprare dei titoli perpetui. Fra l'altro, come noi abbiamo visto quando si è fatto il Next Generation EU, la Commissione europea ha ricevuto più soldi di quanti... vuol dire che la gente, i cittadini reagiscono positivamente.
L'idea di titoli perpetui potrebbe essere una sorta di azionariato europeo in cui i cittadini acquistano titoli europei, ricevono naturalmente degli interessi, quindi il bilancio dovrebbe prevedere una linea di bilancio per pagare gli interessi sui titoli perpetui. Questi titoli perpetui potrebbero consentire effettivamente di finanziare delle risorse, parallelamente poi allo sviluppo delle risorse proprie, per investimenti europei in materia ambientale, in materia digitale, in materia della politica industriale, in materia di difesa, in cui l'Unione Europea potrebbe fare debito pubblico, in qualche modo debito pubblico europeo, che sarebbe finanziato in qualche modo attraverso il contributo dei cittadini, i quali riceverebbero degli interessi attraverso il bilancio europeo. È una riflessione su cui noi stiamo lavorando, questa dei titoli perpetui, come dico, è un'idea che è stata lanciata dal premio Nobel Schiller e anche durante la prima parte della scorsa legislatura dal ministro dell'economia Giovanni Tria, scrisse un articolo sull'idea dei titoli perpetui. È una provocazione che vi lanciamo e su cui il Movimento Europeo sta lavorando per presentare delle proposte, fra l'altro elaboreremo un libro verde in vista delle elezioni europee. L'altro tema su cui vorrei attirare la vostra attenzione, come voi sapete, è una questione su cui si discute molto, sulla questione delle politiche migratorie. Come voi sapete, in queste ultime settimane il governo italiano ha aperto in qualche modo la possibilità di un'accoglienza anche di un maggior numero di migranti economici nel nostro Paese. C'è un'iniziativa, anzi alcune iniziative innovatrici, in qualche modo, che sono interessanti, al di là della questione di cui si discute dei corridoi umanitari. La Confindustria ha lanciato da 5 anni un sistema che si chiama i corridoi lavorativi e anche la Chiesa, la Conferenza Episcopale Italiana e la Caritas hanno lanciato un sistema che si chiama corridoi lavorativi, che si ispira anche a un sistema adottato in Canada e anche in Germania. Corridoi lavorativi vuol dire in qualche modo formare dei persone che hanno il diritto alla protezione internazionale, formandole perché vengano inserite stabilmente nel nostro sistema di lavoro. Anche questa è un'ipotesi, a mio avviso, sulla quale varrebbe la pena di riflettere, questa di corridoi lavorativi, che in qualche modo faciliterebbe l'integrazione degli immigrati e anche quelli che hanno bisogno, hanno il diritto alla protezione internazionale nei nostri paesi. È un altro tema su cui, a mio avviso, varrebbe la pena di riflettere. L'ultimo tema è quello che dicevo all'inizio. Io credo che è nostro interesse in qualche modo lavorare perché ci sia una partecipazione elettorale molto più ampia rispetto a quella del 2019, a cui votarono un po' più del 50%. Noi siamo convinti che noi dobbiamo rafforzare considerevolmente la dimensione parlamentare a livello europeo e quindi la collaborazione fra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali. In questo quadro noi abbiamo 2 proposte. La prima, non so se qualcuno di voi si ricorda, che nel novembre del 1990, alla vigilia del Trattato di Maastricht, il Parlamento italiano, insieme al Parlamento belga e quello europeo, organizzò proprio qui, all'emiciclo del Montecitorio, delle assisi interparlamentari, in cui parlamentari di tutti i paesi si sono riuniti per discutere insieme del futuro dell'Europa in vista del Trattato di Maastricht. Noi riteniamo che, per esempio, in materia di risorse proprie e di bilancio, in cui i parlamenti, sia quello europeo che è soltanto consultato, sia quelli nazionali che sono chiamati soltanto a ratificare delle decisioni adottate dai governi, varrebbe la pena di promuovere delle assisi interparlamentari in cui i parlamentari nazionali e i parlamentari europei discutono insieme della dimensione del bilancio europeo, cioè rafforzare la dimensione parlamentare. Conoscete la famosa frase no taxation without representation, quindi il ruolo in qualche modo deve essere dato al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali. Perché non immaginare l'idea che periodicamente ci siano non soltanto la riunione della COSAC, ma ci siano delle assisi interparlamentari in cui i parlamentari europei e i parlamentari nazionali discutono insieme della dimensione del bilancio europeo dal punto di vista delle entrate e dal punto di vista anche delle uscite. E l'altro elemento, su questo vorrei concludere, come voi sapete si è aperto un dibattito sul futuro dell'Europa, la conferenza sul futuro dell'Europa, avete visto anche il rapporto che è stato fatto dal governo italiano, la conferenza sul futuro dell'Europa si è conclusa a maggio dell'anno prossimo. Noi siamo convinti come Movimento Europeo che non ci sono i tempi e le condizioni perché si apra una revisione dei trattati prima delle elezioni europee. Non è immaginabile, siamo praticamente alla vigilia della fine di questa legislatura. L'idea di convocare una convenzione prima delle elezioni europee, non ci sono le condizioni, oltretutto molti governi, come sapete, sono contrari.
Il Parlamento europeo elaborerà e proporrà una proposta di modifica di un trattato che è stato firmato ben 15 anni fa, però il tema della riforma dell'Europa deve essere in qualche modo messo sul tavolo e ereditato dalla prossima legislatura. E fra l'altro noi siamo convinti che non si può allargare l'Unione a 9 paesi, oggi siamo 27, arrivare a 36 per non pensare ad altre ipotesi, visto che il Presidente Erdogan ha riaperto all'idea di una reintroduzione di un rapporto fra la Turchia e l'Unione Europea. Non si può pensare a un'Unione Europea a 36 paesi senza che le regole europee siano modificate radicalmente. Questo sarà il tema centrale della prossima legislatura, in cui a nostro avviso la palla non deve essere soltanto nelle mani del Consiglio, perché nel Consiglio vuol dire che negoziano soltanto le maggioranze parlamentari in tutti i paesi. Noi siamo convinti che bisogna rafforzare, dal punto di vista della riforma dell'Unione, la dimensione parlamentare, del parlamentarismo nazionale e del parlamentarismo europeo. E quindi noi siamo convinti che il prossimo Parlamento europeo dovrebbe rivolgersi ai parlamenti nazionali dicendo: discutiamo insieme della riforma dell'Unione, elaborando insieme un progetto di riforma del Trattato di Lisbona, come ho detto prima, entrato in vigore ben 15 anni fa, in un periodo della storia dell'Europa molto diverso rispetto a quello di oggi. Abbiamo avuto la crisi finanziaria, abbiamo avuto il problema dei flussi migratori, il terrorismo, la pandemia, la guerra. Questi 15 anni ne sono successi, come si direbbe, di tutti i colori. Può essere quel trattato firmato 15 anni fa valido non soltanto per l'Europa di oggi, ma per l'Europa di domani, che dovrebbe aprire le sue porte a 9 paesi? Noi siamo convinti che no, questo non è possibile, che quel trattato debba essere radicalmente modificato. In questo senso noi siamo convinti che la collaborazione fra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali è essenziale, naturalmente continuando a dialogare con la società civile. Noi abbiamo visto i risultati della conferenza sul futuro dell'Europa e i cittadini hanno avuto la capacità di partecipare attivamente a quella conferenza e concludere questa legislatura con questa prospettiva. Noi come italiani, qui concludo, abbiamo avuto la presidenza di turno del Consiglio del 2014. La prossima volta ce l'avremo fra altri 14 anni, nel 2028, e avremo la presidenza di turno. E normalmente le presidenze di turno sono in un trio, noi saremo nel secondo semestre del 2028 e poi ci sarà il secondo semestre sarà la presidenza della Lituania e poi del Lussemburgo. E quindi praticamente come oggi abbiamo Spagna, Belgio e Ungheria, che in qualche modo in uno stesso trio sono a cavallo della fine della legislatura e dell'inizio della nuova legislatura, l'Italia avrà in qualche modo l'occasione di essere a fine di questa legislatura a cavallo della fine della decima legislatura e dell'inizio dell'undicesima legislatura. Dobbiamo prepararci a questa occasione, l'Europa in Italia e l'Italia in Europa. Come Movimento Europeo, noi nel 2014 siamo incaricati dal governo italiano di fare dei seminari e degli incontri con tutti gli stakeholder per preparare la presidenza italiana. Questo è il libro che venne fuori verso il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea, Officina 2014 Italia in Europa. Speriamo di essere ancora attivi nel 2028 per preparare la presidenza italiana alla fine di questa legislatura e con l'inizio della nuova, che deve essere una legislatura, non dico questa, che deve riformare un'Unione che è nata sulla base di un trattato di Lisbona del 2007, quando fu firmato, e che necessariamente deve essere modificata per consentire all'Unione di rispondere ai bisogni delle cittadine e dei cittadini europei. Queste un po' sono le idee sulla quale noi stiamo lavorando e spero su questo di poter avere il vostro interesse, il vostro domande, ma anche eventualmente anche il consenso su alcune di queste proposte un po' provocatorie che ho messo sul tavolo a nome del Movimento Europeo che ho l'onore di presiedere. Grazie Presidente e grazie a voi della vostra attenzione. Grazie. Passiamo la parola ai deputati. Direi di iniziare con il relatore Giordano, gruppo Fratelli d'Italia, prego. Grazie dottore, veramente interessante, sarebbe bello conoscere di più, perché molte volte noi abbiamo sempre il problema che facciamo tante cose interessanti ma poi si conoscono non a sufficienza. E allora noi
andiamo davanti al nostro Parlamento a rendere un, diciamo, a fare un ragionamento su quello che è successo finora e su quello che dovrebbe succedere. In realtà in questa commissione ci stiamo scontrando con le cose, diciamo, un po' più ostiche dell'Unione Europea. Il criterio che sto cercando di inserire io è la capacità di assorbimento della legislazione europea da parte degli altri Stati. Non è una novità, perché questo parametro, per esempio, è un parametro che usano nel WTO. Quindi, quando vengono fatti dei nuovi accordi di commercializzazione, si misura la capacità delle nazioni che fanno parte di quell'organismo di assorbire in quali tempi quelle novità normative. Un suo collega qualche giorno fa ci ha parlato di alluvionalità normativa dell'Unione Europea. Quindi noi ci troviamo in un sistema dove di volta in volta si prendono delle decisioni che vanno anche in dei dettagli importanti delle nostre legislazioni nazionali, si predilige un modello piuttosto che un altro modello, e questa, diciamo, indicazione viene irradiata senza tenere quasi nessun conto delle peculiarità nazionali. Allora, io credo che in questo momento noi siamo sopraffatti, da oltre che dalle nostre problematiche nazionali, da questo questo dilagare di indicazioni che ci arrivano dall'Unione Europea, che entrando sempre più nel dettaglio ci costringe a delle revisioni profonde dei nostri sistemi, non solo giuridici ma anche industriali e sociali. Adesso stiamo discutendo in questi giorni la questione della nuova normativa anticorruzione, della direttiva anticorruzione. E ancora un suo collega, che ha fatto un'interessantissima relazione l'altro giorno, ci ha detto: io non riesco a immaginare cosa possa essere la ricaduta sui singoli stati, perché sostanzialmente stiamo affermando la necessità di creare un nuovo codice penale europeo per la parte della corruzione, ma poi ovviamente andrà ad avere ricadute da tutte le parti, e un nuovo codice di procedura penale europeo, perché pure la gestione non solo dei reati ma di come poi dovranno venire perseguiti, perché si parla di ipotesi di sanzione minima definita a livello europeo. Ecco, quello che ci servirebbe come aiuto da studiosi come lei è quello di riuscire a immaginare il punto in cui debba essere messa l'asticella, perché secondo noi, parlo del centrodestra, il livello di invasività di questo sistema è andato oltre principi di sussidiarietà piuttosto che di proporzionalità, che sono sempre molto, come dire, molto elastici, no? Tendono ad essere anche soggettivi. Ecco, su questa questione generale, quindi sul tema del troppe leggi sì, no, e come trovare un sistema per fermarci che sia più obiettivo possibile, vorrei sentire il suo parere. Bene, perfetto. Onorevole De Monte, capogruppo Azione, prego. Grazie Presidente, buongiorno Professore, grazie per le varie sollecitazioni che ci ha dato e che ci fanno un po' volare alto, devo dire, nella trattazione delle tematiche. In effetti alcune vorrei toccarle, perché si dice più volte che l'Unione Europea è un po' il gigante dai piedi d'argilla, no? È stato più volte definito in questo modo perché ha grandi potenzialità ma alla fine ha dei limiti proprio di fatto, e alcuni le ha citati, il discorso delle maggioranze ma anche un po' la prospettiva di aprire, se vogliamo, dal punto di vista geopolitico all'Ucraina, e invece non andare avanti come più volte abbiamo promesso invece sui Balcani occidentali. Comunque sui temi che lei ha trattato indubbiamente sono importanti, si è fatto dei passi in avanti circa Green Deal, sulla transizione energetica, sulla questione geopolitica di cui abbiamo appena detto. Quello che io osservo a proposito di quest'ultimo punto è che però abbiamo un po' un'azione
che non è completa, nel senso apriamo a nuovi paesi però senza in realtà risolvere alcune tematiche come ad esempio la questione fiscale, perché è evidente che poi il mercato si amplia, ci sono problemi di localizzazione e di conseguenza si creano anche delle spaccature, perché alla fine per il discorso del mercato unico, per la questione fiscale, per la questione anche delle politiche di coesione si creano anche dei problemi interni. Poi lei ha toccato anche il problema delle liste transnazionali e anche dello Spitzenkandidat, no? Si parla ogni tornata elettorale della candidatura della Presidente o del Presidente della Commissione Europea. Io credo che si parli purtroppo però sempre della coda senza pensare all'origine, perché in realtà si sa che l'origine è quella dei partiti europei, che sono ancora federazioni di partiti, quindi fin tanto che non si hanno dei partiti PSE, che sia l'ALDE, che sia il PDE, via di seguito, i SIARE, eccetera, è difficile anche pensare alle liste transnazionali e poi ulteriormente di conseguenza anche allo Spitzenkandidat. E una domanda che volevo rivolgerle riguarda invece la prospettiva riguardante la... diciamo così, il funzionamento, perché almeno noi come Azione siamo nati da, siamo europei, quindi proprio con le elezioni del 2019 in una prospettiva ambiziosa, chiaramente federalista, ma mi domando se secondo lei non sarebbe più proficuo parlare di altri tipi di modelli. Si parla di Europa alla carta, cerchi concentrici, di Europa più velocità, quindi qual è il suo pensiero a questo proposito? E poi un suggerimento, un'opinione invece quanto al bilancio, perché lei ha citato due ipotesi, cioè le risorse proprie e il discorso dell'indebitamento. Mi chiedevo se secondo lei andrebbe spinto invece a proposito di investimenti di più sul discorso dell'effetto leva che ha dei suoi precedenti. Abbiamo visto funzionare bene con l'EFSI nell'ambito del piano Juncker portato in InvestEU, ma potrebbe diventare davvero un modello, perché l'indebitamento è un po' anche un rischio, perché comunque il Next Generation EU ci porta al 2058 comunque con un indebitamento parecchio pesante negli anni. Visto che questo modello funziona, se potrebbe essere reso più metodico e sistematico e magari anche esteso ad altri settori, se lei magari pensa a qualcuno in particolare. Grazie. Grazie. Altri interventi, colleghi? Onorevole Bruno, gruppo 5 Stelle. Grazie. Io volevo chiedere un parere sulla direttiva approvata nel 2022 sul salario minimo e del fatto, insomma, che l'Italia è ancora uno dei pochissimi paesi che non ha una normativa in questo senso. Per me è particolarmente, per il nostro gruppo, importante, cioè per noi è basilare, perché è desolante pensare che esistano nel nostro paese ancora cittadine e cittadini che, nonostante le difficoltà che in alcuni contesti sociali sono enormi, di riuscire a trovare un lavoro, non riescono, anche se lo trovano, a realizzare la possibilità di vivere una vita dignitosa, che è proprio la base, insomma, per poi fare altri discorsi, secondo me. Perché parlare di salario minimo non è parlare solo di economia o di politica, ma è parlare proprio di dignità della persona. Quando si parla di questo, si fa appello al senso di umanità, che non è di destra, di sinistra, non ha una nazionalità, ma è qualcosa che permette a tutti quanti di essere al mondo con pari dignità. E quindi la nostra responsabilità in questa condizione, che è ingiusta, profondamente ingiusta, dovrebbe spingerci a collaborare, mettere da parte un po' di cose per sanare questa ferita profonda. Quindi, appunto, volevo sapere da lei un parere su questo argomento, che insomma è fondamentale a questa direttiva anche per, in termini di attuazione del pilastro sociale, insomma, se non ritenga prioritario che l'Italia approvi in tempo breve una legge che introduca anche il salario minimo nel nostro paese. Grazie. Grazie onorevoli colleghi. Altri? No? Allora pongo anch'io un paio di questioni al nostro audito. Abbiamo parlato delle liste transnazionali. Tema legge elettorale italiana per la quota italiana dell'Europarlamento. I partiti italiani non hanno ancora una posizione chiara, o meglio non se ne parla, fra i transatlantici, diciamo di Roma, Bruxelles,
e Strasburgo invece il tema è abbastanza caldo, nel senso gli addetti alla politica e non solo, e anche gli stakeholder pongono questo tema. L'ultimo grande paese con le preferenze. Gli altri grandi paesi, liste bloccate. Sistema elettorale francese con listone unico e l'europarlamentare francese che va a rappresentare tutta la Francia, dalla banlieue parigina fino alla Costa Azzurra, nell'assise di Bruxelles e di Strasburgo. Il nostro sistema elettorale evidentemente è una palla al piede per chi deve essere candidato e preferisce magari più che dedicarsi all'attività legislativa, soprattutto nell'ultimo anno, che sappiamo è l'anno, come ha detto lei, nel quale la Commissione europea cerca di portare, di mandare avanti più politiche possibili. Quindi l'Italia che di fatto si assenta dai palazzi per iniziare una lunga e difficilissima campagna elettorale su questi macro collegi. Ecco, una vostra idea su questo tema. Nuova governance e aiuti di Stato, quale futuro? Visto che abbiamo parlato di bilancio, comunque abbiamo toccato i temi finanziari, fase prepandemica, quindi impossibilità di dare gli aiuti di Stato, direi conclusa, fase pandemica, libertà di dare gli aiuti di Stato al 100%, direi conclusa, come vedete voi il futuro? Prospettiva di una maggiore democraticizzazione del sistema Unione Europea. Aveva già detto cosa, come avete vissuto voi la conferenza sul futuro dell'Europa. Mi sembra di aver percepito che l'avete vissuta in un modo abbastanza positivo. Forse non è stata troppo corta, forse non si poteva strutturare in qualche modo. Posizionamento geopolitico dell'Europa. Ha sfiorato l'argomento, Unione Europea che deve chiaramente rimanere saldamente nel blocco occidentale. Vi sono certe politiche di Bruxelles che però che rischiano di destabilizzare questa certezza. Ci viene in mente 2035 auto elettriche, il rischio di cadere in mano al filone, alla filiera anzi del litio della Repubblica Popolare Cinese. Non rischiamo, dopo esserci liberati del gas russo, di cadere in mano delle politiche economiche e non solo del dragone, che è inevitabilmente un partner commerciale, inevitabilmente un mondo a cui dobbiamo guardare, ma è anche un competitor dal punto di vista sia economico che anche valoriale e ideale. L'importanza dei Balcani, l'importanza di esserci nei Balcani. Nel mio ultimo intervento in aula davanti alla Presidente Meloni e al Governo ho detto: se noi non ci occupiamo dei Balcani, si occupa dei Balcani qualcun altro, e quindi di nuovo i Balcani che rischiano di andare verso Oriente, quindi verso la Russia o addirittura verso la Repubblica Popolare Cinese. Politiche ambientali dell'Unione Europea e richiesta da parte del nostro sistema paese della cosiddetta neutralità tecnologica. Quindi faccio di nuovo l'esempio delle auto elettriche. Bruxelles che dice 2035 solo auto elettriche, nostro sistema paese che invece ci dice: no, attenzione, vi sono anche altre formule alternative che hanno lo stesso, forse meno
impatto ambientale, quindi i fuel, quindi i biocarburanti, ecco, un'idea anche sul tema della neutralità tecnologica e delle politiche ambientali. Grazie mille. Prego, professore, direi quarto d'ora rimanente, sì, qualche minuto, se poi qualche collega vuole. Prego. Grazie. Tanto la prima domanda sulla alluvione legislativa, diciamo. Intanto, se noi guardiamo il numero delle leggi che esistono nei nostri paesi e quelle europee, in Italia abbiamo 150.000 leggi, molto spesso che si contraddicono fra di loro. In Europa ne abbiamo circa 15.000, di cui fra l'altro quelle nuove che vengono fatte annullano e cancellano quelle precedenti. C'è un sistema in qualche modo che consente all'Unione Europea di semplificare la legislazione. In secondo luogo, già da alcune commissioni, in particolare ricordo la commissione Barroso, non soltanto quella Barroso, è stato introdotto non soltanto un sistema che si chiama di better regulation, ma anche di less regulation. Si può vedere in qualche modo storicamente quanto sono diminuite le proposte di legge, che non si chiamano poi leggi, ma regolamenti e direttive, che sono state presentate e poi approvate dall'Unione Europea. In qualche caso si tratta di regolamenti che entrano direttamente in vigore, in qualche caso quando si tratta di direttive potevano essere trasposte dai parlamenti nazionali. Ora, quello che ha funzionato, come sappiamo bene, poco, è il sistema che è scritto nel trattato, in cui i parlamenti nazionali hanno in qualche modo il potere, attraverso due forme di intervento, di veto, diciamo così, nel caso in cui ritengono che il principio di sussidiarietà, che è scritto nei trattati, fra l'altro è scritto nei trattati con altri principi di proporzionalità, non soltanto quello di sussidiarietà, ha funzionato soltanto relativamente, nel senso che sono pochi in qualche modo i parlamenti nazionali che hanno avuto la possibilità, anche per i tempi, di reagire eventualmente all'eventuale mancata applicazione del principio di sussidiarietà. Io credo che ci sono delle cose che possono essere fatte. Intanto il Parlamento europeo, in questo lavoro che sta facendo di riforma dei trattati, ha messo l'accento in primo luogo sul tema della semplificazione. E quindi, se passeranno delle proposte del Parlamento europeo, noi ci troveremo di fronte a un sistema europeo che sarà semplificato rispetto a quello attuale. La seconda proposta, che fu lanciata dalla Convenzione di Giscard sulla Costituzione europea, era quella: noi abbiamo 9 consigli dei ministri tematici, di cui ciascuno prende decisioni di carattere legislativo. Noi siamo convinti che per semplificare le cose bisognerebbe lanciare l'idea di un consiglio legislativo, nel senso di un solo consiglio che adotta in qualche modo le leggi. Gli altri danno dei pareri, come del resto esiste in alcuni sistemi federali in cui il Consiglio ha una funzione di carattere legislativa. Sarebbe una semplificazione considerevole anche dal punto di vista della partecipazione dei Paesi ai lavori del Consiglio. Questo può essere fatto anche senza cambiare il trattato. Può essere deciso effettivamente che c'è un Consiglio, non so, il Consiglio Affari Europei, che è quello che decide sulle leggi, regolamenti e direttive, e gli altri hanno invece una funzione, diciamo così, di parere, come le hanno le commissioni parlamentari. Farei abbastanza attenzione a quest'idea del Consiglio legislativo. E poi, come voi sapete, c'è il dibattito che dura molto tempo sulla possibilità di attribuire ai parlamenti nazionali non soltanto un potere di veto, e quindi il carton rouge, il carton jaune, ma anche attribuire ai parlamenti nazionali la possibilità di fare delle proposte eventualmente, quindi di avere un ruolo all'interno del sistema europeo. Come dico, se noi guardiamo le statistiche in tutti questi anni, dalla Commissione Barroso in poi, il numero delle proposte di legge, che non sono leggi ma sono regolamenti direttivi, è considerevolmente diminuito rispetto al passato. È stato attuato in maniera molto precisa il sistema della better regulation, che molto spesso si è trasformato in less regulation. Quindi questo in qualche modo, e poi detto questo, non è la Commissione fa delle proposte e poi le proposte vengono adottate dal Consiglio e dal Parlamento. Quindi, anzi, noi crediamo che il diritto di iniziativa legislativa debba essere attribuito anche al Parlamento e anche al Consiglio e non soltanto alla Commissione. Ma tutte le proposte che fa la Commissione poi vengono adottate di comune accordo attraverso il trilogo, dove esiste la procedura di ordinaria legislativa dal Parlamento e dal Consiglio. Quindi non vengono imposte da Bruxelles, sono frutto di accordi, lo vedremo adesso quando si negozierà per esempio il Natural Restoration, eccetera, sono il frutto di accordi fra il Parlamento e il Consiglio, in cui nel Consiglio c'è purtroppo una prevalenza burocratica considerevole. Noi abbiamo 350
comitati amministrativi del Consiglio, che hanno in qualche modo una dimensione burocratica considerevole. E bisognerebbe anche lì semplificare, perché questi 350 comitati del Consiglio obiettivamente appesantiscono considerevolmente il lavoro all'interno del Consiglio. Quindi io farei un po' attenzione a queste cose. Per quanto riguarda gli spitz candidate nelle liste transnazionali, noi avremmo preferito che passasse l'idea delle liste transnazionali stabilendo il principio che il leader delle liste transnazionali è automaticamente il candidato alla presidenza della Commissione, in modo tale che il cittadino, quando va a votare, sa non soltanto per quale partito vota, ma sa che anche chi è il candidato. Nel trattato è previsto un accordo interistituzionale fra il Parlamento e il Consiglio sulla nomina del Presidente della Commissione, ma in tutti questi anni, da quando è entrato in vigore il Trattato di Lisbona nel 2009 a oggi, questo accordo interistituzionale non c'è mai stato. E io sono convinto che invece sarebbe una buona cosa che il Parlamento e il Consiglio si mettessero d'accordo sulla metodologia di nomina del Presidente della Commissione, che poi deve presentarsi di fronte al Parlamento per ricevere un voto di fiducia. Per quanto riguarda la questione della dimensione geopolitica, l'ho detto prima, cioè io sono convinto che noi non possiamo accelerare l'adesione dell'Ucraina, creeremmo dei problemi considerevoli nei Balcani se noi accelerassimo in qualche modo l'adesione di un paese rispetto agli altri. E sono personalmente convinto che nella riforma dell'Unione noi dobbiamo partire dal principio che questa riforma deve essere accettata democraticamente da quelli che lo vogliono. Se ci fossero alcuni paesi che invece considerano che non è loro interesse in qualche modo accettare un passo ulteriore del processo di integrazione europea, io sono, come voi sapete, un federalista. Il sistema federale è una cosa diversa da uno Stato centralizzato. Nei sistemi federali, come per esempio la Germania, esistono dei sistemi in qualche modo di equità e di buone pratiche. Pensate che per esempio in Germania c'è un sistema che si chiama Finanzausgleich, che è la perequazione finanziaria, in cui la distribuzione delle risorse viene fatta non soltanto dal livello, dal centro alle regioni, ai Länder, ma c'è anche un sistema di ripartizione delle risorse attraverso i Länder. E io penso che in un futuro, eventualmente, un'Unione Europea che sia solidale, varrebbe la pena di introdurre anche a livello dell'Unione Europea il sistema della perequazione finanziaria. Cioè il sistema federale è un sistema in qualche modo che ha degli aspetti positivi sui quali vale la pena di riflettere, perché è un sistema nel quale il ruolo degli Stati viene garantito in qualche modo rispetto a un sistema di uno Stato centralizzato. Non so se ho risposto. Per quanto riguarda il debito pubblico, stiamo ben attenti che quando scade il Next Generation EU, se noi non avremo introdotto o delle risorse proprie o quest'idea che io provocatoriamente ho lanciato dei titoli perpetui, dovranno essere gli Stati a rimborsare il debito pubblico fra il 2027 e il 2058. Allora l'unico modo per evitare che siano gli Stati, soprattutto contributori netti, che rimborsano il debito pubblico è quello o di introdurre delle risorse proprie o di introdurre un sistema di debito pubblico europeo, quello che ho detto prima, dei titoli perpetui, in qualche modo consente ai cittadini di ricevere degli interessi e che possano essere iscritti in bilancio e che invece non impone agli Stati di pagare il debito pubblico. È un tema sul quale varrebbe la pena effettivamente di riflettere. Per quanto riguarda il salario minimo, la Commissione europea ha avuto in qualche modo l'intelligenza di scegliere non la strada del regolamento, ma di intelligenza di scegliere la strada della direttiva. Quindi questo in qualche modo lascia una certa flessibilità agli Stati. Noi come Movimento Europeo siamo convinti che la proposta che è stata fra l'altro discussa e accettata anche dal Parlamento Europeo e a maggioranza dal Consiglio è una buona proposta e fra l'altro fa parte di quel pacchetto delle regole discusse a Porto del pilastro sociale che soltanto in piccola parte è stato attuato. Io sono convinto che uno dei temi di cui si dovrà discutere nella prossima legislatura è l'attuazione del piano di azione sociale di Porto, che soltanto in piccola parte è stato attuato, perché noi ci troviamo in una situazione in cui ci sta precariato, ci stanno diseguaglianze. È uno dei temi essenziali sui quali noi dobbiamo dare una risposta ai cittadini.
Per quanto riguarda la legge elettorale, dei vostri archivi, certamente Antonio Esposito e altri se lo ricordano, un po' di anni fa, a metà degli anni 90, ci furono due grandi parlamentari, di cui uno si chiama Augusto Barbera e l'altro scomparso recentemente, che è Guido Bodrato, che presentarono una proposta di legge elettorale interessante. Noi abbiamo un sistema in cui abbiamo 5 grandi circoscrizioni in cui gli elettori non sanno chi è il loro eletto, perché sono circoscrizioni enormi, l'onorevole De Monte lo sa benissimo, circoscrizioni enormi, voglio dire, con il sistema delle preferenze. Allora la proposta Barbera Bodrato era intelligente, perché proponeva di introdurre una quota di parlamentari eletti in collegi uninominali, in cui l'elettore sa chi è il suo eletto. E poi però questi voti ottenuti nei collegi uninominali devono essere recuperati con un sistema proporzionale nelle singole circoscrizioni pluriregionali, in modo tale che veniva mantenuto il principio della proporzionalità attraverso il recupero dei resti, ma si dava la possibilità anche ai cittadini in qualche modo di sapere chi era il loro eletto. Vi suggerirei di andare a ritrovare la proposta di legge Barbera e Bodrato, che era molto intelligente, perché intanto introduceva questo sistema dei collegi uninominali che voi conoscete bene, perché esiste il Rosatello, con tutti i difetti del Rosatello, quindi l'elettore sa chi è il proprio eletto. In secondo luogo manteneva il principio della proporzionalità, siccome il recupero dei resti veniva fatto all'interno delle singole circoscrizioni pluriregionali, questo introduceva di fatto e non per legge la quota. Oggi avete una quota, come sapete, del 4%. Con questo sistema c'era una quota matematica, in qualche modo, che corrispondeva fra il 2 e il 4%. Io vi suggerirei di andare, se voi, visto che voi discutete di queste cose, e sono convinto che il sistema delle preferenze ha dei pregi ma anche dei difetti, diciamo, rispetto agli altri paesi. Non sono d'accordo sulle liste nazionali, perché in Francia un parlamentare rappresenta tutto il paese. Se voi andate a chiedere ai francesi chi sono i loro deputati europei, nessuno lo sa, diciamo. Quindi non va bene nemmeno il sistema delle liste. E quindi io vi suggerirei di andare a rivedere la legge Barbera-Bodrato. Barbera è un grande costituzionalista, Bodrato ci ha lasciato da poco, che potrebbe essere interessante effettivamente. E se discutete di questo, rilancio l'idea, diamo il voto ai sedicenni. Noi facciamo molte attività nelle scuole, vediamo da parte dei ragazzi nelle scuole una grande sensibilità. Sono nati entro il 31 di maggio del 2008 e se voi andate a vedere quanti sono i giovani, noi abbiamo la possibilità effettivamente di aumentare il numero degli elettori nel 2024. Fra l'altro, se noi non lo adottassimo creiamo una discriminazione, perché noi abbiamo tedeschi, greci, maltesi, austriaci e altri che hanno il diritto di votare alle elezioni europee del 2024 e abbiamo invece altri paesi in cui i cittadini, questi giovani, non hanno il diritto di votare. È obiettivamente una discriminazione che io credo che se tutti insieme voi, venendo da famiglie politiche diverse, lanciaste l'idea di dire diamo la possibilità ai sedicenni di votare, sarebbe un bel messaggio, secondo me, che varrebbe la pena di lanciare. Per quanto riguarda la dimensione geopolitica, l'ho detto, noi siamo convinti, è uno tema che ho detto prima, che bisogna riflettere attentamente sulla questione dell'adesione dell'Ucraina alla NATO, ma non soltanto dell'Ucraina. Bisogna riflettere su un sistema europeo di cooperazione e sicurezza, per questo anche il Presidente Mattarella, parlando all'Assemblea del Consiglio d'Europa, ha detto ci vorrebbe una Helsinki 2. Noi dobbiamo pensare, non soltanto, naturalmente dobbiamo lottare perché finisca la guerra, però poi quando la guerra sarà finita, qual è il sistema di sicurezza e di cooperazione in Europa che noi immaginiamo? E allora ecco, su questo io sono convinto che farebbe la pena, c'è stato il trattato di Helsinki del 75 e poi l'accordo di Parigi del 1990, e farebbe la pena di ristudiarsi la storia di quegli anni, vedere come allora l'Europa fu in grado in qualche modo di garantire una sua... oggi ho letto un articolo sul giornale che dice l'Europa è diventata vassalla. Dobbiamo cercare. L'ultima questione per quanto riguarda quello che ha detto lei, le auto elettriche, eccetera. So che il governo italiano organizza il 4 e 5 novembre un grande vertice Italia-Africa. Se noi vogliamo diventare indipendenti dalla Cina, l'unica strada è quella di fare degli accordi con i paesi africani che possiedono quelle materie prime, per esempio in materia di litio ed altro, di cui noi abbiamo bisogno.
Allora, o noi facciamo l'accordo con la Cina, l'India, Nuova Zelanda, eccetera. Non si tratta di diventare dipendenti dai paesi africani, ma si tratta di fare degli accordi di cooperazione con questi paesi, anche aiutandoli, perché nel momento in cui noi acquisteremo da loro le raw materials, le materie prime, non saremo dipendenti da loro, ma in qualche modo stabiliremo un sistema di cooperazione commerciale. L'Unione Africana, che si riunirà a febbraio, sta lavorando intensamente per portare avanti quell'idea di un mercato comune dell'Unione Africana lanciato nel 2019, di cui noi abbiamo un grande interesse, perché nel momento in cui noi vogliamo sviluppare una politica commerciale con questi paesi, l'idea che gli africani lavorino fra di loro per un mercato comune è molto importante anche per l'Europa, perché in questo modo gli africani diventeranno meno dipendenti dalla Cina, dalla Russia, eccetera, perché acquisteranno in qualche modo una loro indipendenza. Allora ecco, per superare questo problema che giustamente diceva lei di dipendenza da alcuni paesi come per la Cina, l'unica strada è quella di lavorare intensamente per gli accordi con i paesi africani che sono ricchi non purtroppo dal punto di vista finanziario, ma ricchi di materie prime. Veramente c'è una ricchezza straordinaria in Africa che non viene sfruttata adeguatamente. Allora io sono convinto che questo, adesso vediamo questa conferenza che organizza il governo italiano il 4 e 5 di novembre, non si tratta di fare un piano Mattei italo-africano, ma si tratta eventualmente, adesso il nome non è importante, si tratta di fare un piano di cooperazione tra l'Unione Europea e l'Unione Africana che non c'è mai stato in maniera adeguata. Tra l'altro gli africani hanno messo nello statuto dell'Unione Africana, dice noi vogliamo fare gli Stati Uniti dell'Africa. Forse realizzeranno gli Stati Uniti dell'Africa prima degli Stati Uniti d'Europa. Però la collaborazione con i paesi africani è importante, è essenziale, perché questo garantisce in qualche modo la possibilità di sviluppare l'economia di questi paesi e di non essere più dipendenti da altre forze. Dicevo prima, il big tech, il big state, la big democracy. Dal punto di vista digitale io sono convinto che questa è una strada che l'Unione Europea può portare avanti. E allora ecco, poi fra l'altro la questione delle auto elettriche è ancora in discussione, perché la discussione è aperta. Io sono convinto che poi alla fine la direttiva che sarà approvata avrà alcuni elementi di flessibilità, quindi siamo ancora nel trilogo. Fra l'altro, per dirvi una battuta, il trilogo è stato inventato perché era un presidente del Parlamento Europeo, di cui non vi dico il nome, che non conosceva il greco, perché pensava che dialogo era fra due persone, e allora l'ha chiamato trilogo. Bisognerebbe chiamare tridialogo, perché dia è attraverso, no? Quindi io dico sempre diciamo così, amante del greco, che bisognerebbe chiamarlo tridialogo e non trilogo, no? Questo, il greco è importante, scusate quest'ultima battuta, diciamo. Bene, grazie. Bene, grazie professore. Direi a questo punto, colleghi, di chiudere l'audizione.